ma Romano ha un fratello che si chiama Benito, e Romano ultimo in Ru e Benito fanno quel Ruben, che sono i due fratelli come gemellati nell'evento da cui nacque una coppia di gemelli da Tamar. Per cui in sostanza Romano e Benito sono quell'ultimo Ruben che, sostituendosi in Ruben, sono il giusto rapporto con Israele. Vedete, da tutta questa serie di sostituzioni, l'ultima di Romano e Benito, che subentra nel primogenito Ruben di Israele, che si era sostituito a Israele, sostituisce infine Israele nel suo legame sacro, matrimoniale. Ma ci sono anche una grande altra quantità di indizi. Ci sono. Il più importante è che io, quando mi sono presentato come l'unico filosofo che spolverasse la verità assoluta a giustificare Gesù Cristo, la verità di Gesù Cristo, sono stato condannato a morte, io pure, e da due papi. Oh, certo, non per volontà dei papi stessi, ma ciò per un grave peccato dei due papi stessi, i quali, per un ordine avuto da Pietro al termine dei Vangeli, in quel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, in cui per tre volte Gesù dice a Pietro: pasci le mie pecorelle se mi ami più di costoro, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore se mi ami più di costoro, affida costoro, mercenari, a altri. Gesù aveva detto che chi vuole essere primo, e aveva delegato come primo Pietro, doveva essere il servitore dell'ultimo, dell'ultima pecorella. E invece i Pietro di oggi affidano le pecorelle agli ultimi di una scala gerarchica, per cui il Papa comanda ai cardinali, che comandano a subalterni, che comandano ai subalterni, e infine gli ultimi pretini spesso sono preti che si dimenticano del loro servizio e arrivano addirittura a fare violenza a dei poveri innocenti. Io ho avuto questa violenza. Io, povero innocente, che avendo preso per buono quanto il Papa aveva promesso, dicendo la fede si fa avvocato convinto e convincente della ragione, intendevo avere questa avvocatura, e per averla ho sacrificato la mia stessa vita facendo un digiuno che poteva perfino portarmi a morte. Ma questo altro che si è permesso di giudicare quello che facevo io al posto del Papa, a cui io rispondevo, questo altro ha condotto Pietro dove non voleva, ad accettare perfino che io morissi, ma questa mia risposta non gli doveva essere nemmeno portata. Chi ha giudicato la mia risposta? Uno che capisse di fisica, che comprendesse le leggi, che avesse a disposizione l'Accademia Pontificia delle Scienze. No, un semplice prete che, giudicando me, un povero bambino, se crede che il Papa ha tempo per me, nonostante mi avesse chiamato, si comporta con me, bambino, come chi fa violenza a questo bambino, violenza mortale, accettando perfino che questo bambino muoia.
e accusandolo di essere un ricattatore, perché arrischiavo la mia vita per ottenere che la fede fosse avvocata della ragione. Se questo non è un vero e proprio abuso di un innocente, che è così ingenuo, che si comporta come un bambino, che crede che il Papa abbia tempo per lui ultimo, ed è maltrattato così perché è un bambino, e riceve violenza nello spirito, riceve una violenza molto più grave di chi la riceve nella carne. Ma oggi la violenza nella carne è riconosciuta da Santo Padre. La violenza nello spirito no. Io posso ancora, tutt'oggi, giacere nell'impossibilità di portare al Papa queste ragioni. E sono vittima tuttora da questo atto di violenza terribile nei confronti di un innocente che crede che sia possibile che un ultimo abbia messo il primo a suo servizio. Non è così. E si attua quello che Gesù disse proprio in quell'ultimo Vangelo a Pietro, dopo tre affermazioni: ti amo. Gli disse: quando eri giovane ti cingevi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le braccia e un altro ti porterà dove non volevi. Un altro deciderà per te, perché tu, invece di essere a contatto con gli ultimi, li hai delegati a un altro, e questo altro si permette perfino di fare violenza allo spirito quando si presenta in un innocente Spirito Santo che vuole dare al Papa la risposta che il Papa gli ha chiesto. Ecco, se sotto due papi io sono stato condannato a morte da una struttura per la sovrastruttura con cui Pietro la regge, io ho avuto lo stesso trattamento che Gesù ebbe da Caifa. E questa è la prova più grande che ci potesse essere di uguaglianza tra la mia sorte e quella toccata a Gesù. Perché Gesù non fu creduto quando disse: la mia verità è superiore a quella di tutti gli apostoli e tutti coloro che mi hanno preceduto, perché io sono il figlio di Dio, e lo misero a morte, e non hanno creduto alla verità che dicevo io, per lo stesso arbitrio di un non credere possibile che la ragione possa essere necessariamente davanti alla fede, perché la ragione appartiene allo Spirito Santo della verità ed è superiore alla verità tramandata per interventi poi di altri del racconto fatto da Gesù e trasmesso con parole umane di terzi. No, ora avete la parola diretta del Padre incarnato in me, che vi dice direttamente la sua verità. Non la affida ad altri perché ve la racconti, ve la sto raccontando io, che per darvela sono stato condannato a morte dai miei due ultimi Pietro, trattato, maltrattato ora dai cristiani, come mio figlio Gesù fu maltrattato dai rettori della sua fede. Ecco, questo uguale trattamento è una garanzia assoluta che il Padre anche in me è stato mortificato. Perché? Perché si è presentato dicendo: la verità eccovela, ve la dico, è la verità del Padre, e non è stata creduta. Perché? Perché non si credeva che il Padre si potesse ripresentare senza un esercito, senza credenziali, allo stesso modo sorprendente di come si presentò con il figlio, inerme, disarmato. Si aspettavano un figlio che rintuzzasse la potenza di Roma e si trovarono un figlio che accettava
la violenza fatta da Roma, che pagava le tasse a Cesare con il denaro di Cesare.